puntatona, questa qui del processo alla regata, amici di Sailly e di Anza Vela, dalla Rolex Capri Week, dallo stand Rolex. Guardate che parterre de roi che abbiamo, che ospiti, tutti i presidenti. Uno è presidente di zona, della quinta zona della Campania della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, eccolo qui. Un altro è presidente del club velico Crotone, Francesco Verri, che ospiterà il campionato italiano assoluto d'altura, quindi è venuto qui a fare un po' di marketing, diciamo così, giustamente. Un altro, Roberto Lacorte, lo conoscete tutti, è non solo il presidente di Supernicca, diciamo l'armatore di Supernicca, ma anche dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, è l'organizzatore, l'ideatore della 151 miglia, la regata dei record, 250 barche quest'anno, ne parleremo. L'altro, Beppe Zaoli, ci siamo appena salutati a Imperia questi giorni, presidente per l'Europeo 470, è il presidente dello Yacht Club Sanremo e quest'anno anche lui organizza una importante tante manifestazioni, ma una d'altura, l'Europeo IRC. Quindi, come capite, siamo praticamente partiamo dalla banchina della Rolex Capri Week, oltre ad aver fatto la regata voi due, ma parliamo molto di futuro. Allora, cominciamo dal presidente, dal padrone di casa, il presidente della Campania Velica. Presidente, c'è una barca in regata con le insegne delle Universiadi che si svolgono quest'anno a Napoli. Ne vogliamo parlare, che mi sembra un buon modo di iniziare? Certo. Quest'anno abbiamo la fortuna in Campania di ospitare questo evento che dopo l'Olimpiade è uno degli eventi più globali che c'è nel panorama sportivo, e ci sarà anche la vela che, pur essendo uno sport opzionale, è stata scelta perché a Napoli, nel campo di regata storico di questa città, non poteva mancare certamente una regata di vela per questo tipo di manifestazione. E dall'8 al 12 luglio 13 paesi, 16 squadre si sfideranno per prendere le medaglie di questo evento, e come Federazione Italiana Vela, come zona, stiamo dando il massimo supporto a questa organizzazione. E in queste ultime regate tra Tre Golfi e Rolex Capri Sailing Week, due barche si sono avvicendate con i colori dell'Universiade per promuovere questo evento. Insomma, quindi anche te hai in serbo qualcosa che stai organizzando per il futuro. Questo è un minimo comune denominatore di tutti e quattro gli ospiti di questa puntata del processo. Invece, venendo all'attualità, tu, camminando per le banchine di una regata come questa, di un evento così charmante come la Rolex Capri Week, da presidente di questa zona del Golfo di Napoli, no? Quanto è importante una regata del genere, un evento del genere? Un evento del genere è importante perché, oltre all'aspetto sportivo, è un qualcosa che va al di là, coinvolge il territorio, coinvolge tanti circoli, anche circoli di fuori zona, che pensiamo, c'è il Circo d'Italia che ha una sua storia ultra centoventennale, c'è lo Yacht Club italiano e c'è un circolo giovane, lo Yacht Club Capri, che sta in un'isola che attrae questi eventi, che piace tantissimo, quindi un mix di fattori che fanno sì che questa regata sia attraente, sia ambita e diventa anche uno spunto per prendere idee, perché il bello del gioco di squadra è anche questo. Quando noi parliamo di portare gente, avvicinare gente alla vela, questi sono esempi concreti, nel senso partiamo da valori così importanti, sia geografici, sia organizzativi, sia storici. Invece chi è partito da pochissimo ma ha bruciato le tappe è Crotone nel mondo della vela italiana. Francesco Verri, tu sei un po' il colpevole, l'artefice, come definirti da questo punto di vista qua? Il club velico Crotone, diciamo la verità, l'hanno seguito tutti, è stato un fenomeno strabiliante il organizzare l'Europeo dell'Optimis dopo appena 3 o 4 anni di vita del circolo, un circolo nato da genitori che avevano i bambini che facevano la scuola di vela, una grande passione, un grande coinvolgimento, un gran lavoro di squadra. Non dico nient'altro, però ti lascio parlare di questo prossimo appuntamento importante, l'italiano d'altura. Qua ci sono tante barche che forse vedremo anche a Crotone. Grazie Fabio, sono molto contento di essere qui in un contesto unico al mondo, vicino al mio amico Francesco Lo Schiavo, che è la prima persona che io ho conosciuto nel mondo della vela nel 2011 e che organizzando un evento meraviglioso a Castellabate, diventata all'improvviso famosa per uno splendido film Benvenuti al Sud, ci ha accolto a braccia aperte e mi ha fatto innamorare di questo sport e delle possibilità che sono collegate a questo sport, soprattutto in relazione a territori scoperti e da valorizzare ancora o da scoprire, come Crotone. A Crotone siamo arrivati a 20 regate dal 2012, ma ci sentiamo ancora al primo giorno di scuola, ci sentiamo ancora all'inizio, perché a mio giudizio il potenziale della Calabria dal punto di vista velico è stato espresso sì e no al 10%, perché le temperature miti, i venti costanti, le infrastrutture a terra e le condizioni complessive dovrebbero farne un luogo che insieme alla Campania, insieme alla Puglia, compete
per esempio con la Spagna, con Malta, come località dello sport invernale, oltre che evidentemente primaverile ed estivo. I finlandesi, gli svedesi, gli austriaci si vanno ad allenare a Palma di Mallorca, a Gran Canaria, perché non in Italia? E quindi bisogna fare rete, bisogna che ci rafforziamo, bisogna che facciamo dell'Italia e del nostro Mediterraneo un punto d'arrivo generale. In questo percorso c'è la nostra regata di luglio, nostra mi riferisco al paese, all'Italia, perché è una regata della Federazione Italiana Vela che ha voluto assegnarci questo evento. Per noi rappresenta l'ennesima sfida, è un evento importantissimo che viene da Trieste passando per Ischia, quindi raccogliamo un testimone importante. 16-20 luglio Crotone offrirà il meglio di sé e non è escluso che la regata vada a coincidere con una importante tappa del campionato nazionale di kitesurf, perché quella regata è fissata in un periodo di tempo compreso, lo chiamano waiting period, compreso fra i primi e il 20 di luglio. Non solo, ma a Ciron Marina, e quindi a 30 km da Crotone, si svolge in quegli stessi giorni niente di meno che il campionato italiano di beach volley. Facciamo una specie di triathlon, kite, beach e altura, ma quelli che ci seguono da casa qui, e parliamo di Rolex Capri Week, quindi barche d'altura, vogliono sapere quanto vento ci sarà a Crotone all'italiano d'altura? E non vorrei che tu mi abbia scambiato per la Sibilla Cumana, visto che siamo in zona. In realtà Crotone è una città ventosa, lo hai scritto anche tu, è famosa per questa onda ripida, no? Che si trova in alcuni, in pochi luoghi del mondo, si forma col vento da nord. Però insomma a luglio evidentemente diciamo c'è da augurarsi che a questo si sommi la termica, non è quello diciamo la preoccupazione. Tu prima hai detto sono qui diciamo in, io sono qui in veste di osservatore, no? Stai guardando intorno per vedere un pochino e trarre, lo sappiamo perché tu hai questa modalità di prendere spunti e poi riadattarli alla realtà crotonese e quindi trovare, fare delle sorprese. Dopo ci ritorniamo, Francesco, da un organizzatore all'altro, però qui tu sei ancora, lo vedete, è vestito da regatante, eh? E andiamo, allora, quindi qui siamo veramente dentro la Rolex Capri Week. Come è andata oggi e soprattutto che regata è questa Rolex Capri Week di quest'anno? Beh, la Rolex Capri Week è sempre una regata che tutti vogliono fare, lo scenario, le barche che vengono a partecipare, è una classica che insomma tutti quanti la vogliono avere all'interno delle proprie esperienze veliche e magari nel palmarès. Oggi è andata a noi un po' difficile, è stata una regata un po' complicata perché ci ha giocato un po' nel modo contrario a quello che è successo ieri. I grandi, le barche più grandi della nostra flotta dei racer sono entrati dentro con molto vento, con molta pressione. Noi quando siamo arrivati proprio davanti all'arrivo a poche miglia, se non a un miglio solamente, ci è crollato il vento davanti, quindi si è aperto un gap in termini di differenza di tempo che non è possibile chiudere anche in compensato. Ad ogni modo, belle regate, bellissimo scenario, quindi c'è da fare, quindi finché c'è da fare tantissimo, c'è da lavorare, c'è da metterci la sportività, va bene sempre. Bello tutto. Novità a bordo di Supernica in questa stagione, culminerà comunque col mondiale sempre di Porto Cervo? Novità nell'equipaggio? No, l'equipaggio, ho la grandissima fortuna di avere una forte stabilità all'interno dei membri dell'equipaggio, con dei piccoli avvicendamenti per motivi di sovrapposizione su dei programmi di alcuni dei ragazzi, ma sono tutte gestite sin dall'inizio della stagione dove pianifichiamo tutte le regate, ma sono anche negli avvicendamenti, sono sempre i soliti. Questa è la grande forza di Supernica, che è gestita da ragazzi che la conoscono bene, addirittura quasi tutti sono stati i ragazzi che ci hanno aiutato, a me, a Mills, a Vismara, a concettualizzare, a progettare la barca, quindi sanno benissimo dove mettere le mani e sanno e sappiamo tutti insieme come svilupparla. Ogni anno insomma ci dà sempre qualche decimino di prestazione in più. Quando sarà quasi perfetta, però sappiamo che nel cassetto sta arrivando la nuova Supernica. Diciamo che ora è il momento più bello, no? Il momento più bello dove inizia quella fase che poi a un certo punto dici: ora cosa faccio? Io quando arrivo al varo delle nuove barche,
casco in un momento incredibilmente strano, dove sembra che sia arrivato al culmine di una fase così emozionante come quella della concettualizzazione e costruzione. Ora siamo all'inizio della concettualizzazione del nuovo, non lo so, Iper Nikka, Maxi Nikka, non lo so come si chiamerà, ma insomma un'altra declinazione di Nikka. E una decisione è stata presa insieme a Mark Mills, è quella di fare una barca solo ed esclusivamente dedicata alle regate, quindi un racer puro. Il mio obiettivo è quello di dar merito a questo gruppo che si è creato intorno a Super Nikka, andando a fare le grandi classiche intorno al mondo. Il mio sogno è quello di regatare alla Sydney Hobart, Fastnet e poi anche le classiche caraibiche. Ecco, stiamo cercando di concettualizzare una barca che si presti a questo utilizzo, oltre che poi a rimanere affezionato alle nostre regate, perché noi abbiamo la fortuna qua nel Mediterraneo di essere l'ombelico del mondo della vela, non c'è niente da fare. Mamma mia, hai capito che programmi? Un Iper Nikka da record da vedere in giro per il mondo. Allora, Presidente Zauli, devi andare via, tu so che ti aspettano. Comunque tu hai cominciato con una Carnival Race per 470 e 420, Nazionale 420, Nazionale Campionato Dragone che culminerà a novembre con la regata del 90° anniversario di questa ex regina delle classi olimpiche, Europeo IRC, Europeo da poco concluso della classe olimpica 470. Praticamente lo Yacht Club Sanremo non si ferma mai. Non ti sei dimenticato la giraglia. Ecco, tra l'altro poi la giraglia che non poca cosa, diciamo così, perché la parte di trasferimento dall'Italia a Saint-Tropez parte proprio da voi. Sì, questa è una delle regate più importanti. La regata di Sanremo Saint-Tropez fa parte della super combinata, dunque quest'anno abbiamo addirittura oltre 130 iscritti solo per questa tappa. Questo è un grande successo. Poi dopo pochi giorni, solo 10 giorni, comincerà il campionato europeo IRC. Abbiamo già moltissimi iscritti, sia dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Italia, dalla Spagna, dunque credo che sia un'altra classica del Mediterraneo di questa stagione. Tu sei un regatante, stai regatando con il botta dritta di Adalberto Miani, ti è sempre piaciuto regatare, quindi sei un presidente che comunque vuole stare sui campi di regata, no? Come si riesce un po' a gestire le due fasi, i due momenti, le due personalità, cioè quella di dirigente sportivo che organizza delle regate così in sequenza, così in quantità e di importanza, e anche quella di seguire la passione dello sport? Guarda, io ho cominciato, la prima regata l'ho fatta nel 1969, dunque sono veramente tanti anni che regato e questa è la mia grandissima passione, ma anche la mia vita. Poi l'essere diventato presidente del Yacht Club Sanremo è stata una cosa così di piacere, per poter portare un mio contributo a una città come Sanremo che merita di avere un'attività verita di questo tipo. Senza dimenticare poi l'attività imprenditoriale, visto che sei pure uno dei velai più importanti d'Italia con la tua veleria Zauli. Vabbè, allora, il punto sulla 151 miglia a 3 settimane, quasi un mese insomma dalla partenza dell'edizione 2019, abbiamo appena saputo che c'è stata una chiusura ufficiale delle iscrizioni al tetto massimo dopo una riapertura per sforare quello che già sembrava il limite massimo dei partecipanti. Insomma, non si ferma più sta 151 miglia. 250 imbarcazioni, siamo andati oltre al tetto massimo che col comitato e con tutti quelli che danno una mano alle autorità locali, insomma. Pensavamo di riuscire a mettere con tanto sforzo 240 barche, poi io non mi sono trattenuto, ho chiesto datemi altre 10 barche e abbiamo riaperto l'iscrizione in pochi giorni, abbiamo riraggiunto il tetto massimo 250, questa volta con grande dispiacere non possiamo allargare il numero dei partecipanti oltre i 250. Ma ti sei chiesto il perché di questo grande risultato? È una combinazione di è un format che proviene da tante belle esperienze. Io osservo chi mi ha insegnato a stare in barca a vela e a frequentare il mondo della vela, come Beppe Zauli. Ho osservato quello che fanno chi ha più esperienze di me, chi ha fatto regate più importanti di me, e ho regatato in tante regate. Ho preso il bene e ho cercato di escludere le problematiche che alcune regate non tenevano in considerazione. E abbiamo studiato un bel percorso, abbiamo studiato la durata giusta anche che impattasse nel modo corretto in termini economici sul bilancio dell'armatore, e poi abbiamo fatto diventare una regata un evento
dove c'è una componente sportiva molto importante, che è la prevalente, ma poi anche l'attenzione affinché l'armatore col suo equipaggio in questi 3 giorni, dal 30 di maggio al 2 di giugno, si divertano con tutte le cose che ci sono da fare tra Marina di Pisa, Livorno e poi a Puntala. Ultima cosa, siccome ogni anno c'è una novità alla 151, quale sarà la novità di quest'anno, se la vogliamo anticipare così? Una novità secondo me sarà, abbiamo un iscritto che credo che frantumerà il record, si è iscritto Rambler 88 e io credo che il record di Pendragon di 16 ore sarà credo devastato da questa formidabile barca. E poi è la 10ª edizione, l'abbiamo costellata di tante piccole cose che sono giuste e meritevoli di una decennale da festeggiare insieme con tutti quelli che ci hanno seguito in tutti questi anni. Senza dimenticare, già che ci siamo, la diretta streaming, la diretta vera, il vero live streaming a cura di Saili TV, che si può vedere in Embedded Code su... Sapete che sei diventato la voce della parte della partenza della regata, no? Certo. Lo dobbiamo dire. Certo, quindi ci sono, no, questi cronisti specializzati in vari settori sportivi che poi quando li senti ti sembra di vedere una partita o un Formula 1, no? È vero, grazie, è verissimo. Quindi appuntamento con la diretta della partenza della 151 miglia del decennale. E Presidente Verri, tornando all'italiano Altura fra un mese e mezzo, fra 2 mesi diciamo così, a questo punto, anche avendo sentito tanti spunti dai tuoi colleghi presidenti organizzatori di regate, qualche chicca che ti viene in mente, qualche cosa che stai anche tu nel cassetto? Te lo dicevo, io sono venuto a fare più che marketing watching, cioè ad ascoltare, a vedere, a imparare, perché l'approccio di cui si parlava pochi minuti fa è quello giusto. Quindi relazionarsi a questo mondo, così come in generale al mondo dello sport, con molta umiltà, cercando di migliorarsi e di partire dal punto di partenza di eventi come questo, no? Che ovviamente rappresentano un riferimento generale. E, io penso che sia importante, così come è stato detto dai nostri amici che mi hanno preceduto, unire la parte sportiva alla parte dell'intrattenimento, alla parte... Il prezzo è sempre stato fatto a Crotone, bisogna dire la verità. Sì, ma si può fare sempre meglio e quindi per esempio quest'anno abbiamo previsto il concerto di un'orchestra nell'acqua che suonerà le musiche del nostro illustre concittadino Rino Gaetano. Rino Gaetano era di Crotone e allora c'è un'orchestra che è riuscita ad arrangiare i suoi pezzi perché non si trovano gli spartiti e quindi ci sarà questo concerto che si svolgerà proprio nell'acqua, nel porto, utilizzando le nostre piattaforme. Ed allora ecco, questo è un momento che arricchisce l'evento strettamente sportivo di altri contenuti che parlano un linguaggio universale, che quindi si rivolgono ad un pubblico ancora più ampio e più composito. Il linguaggio universale della vela made by Crotone, bellissima idea. Presidente, a te l'ultima parola. Federazione Italiana Vela, inizia la stagione delle scuole di vela, quindi tanto lavoro nell'inverno con le scuole, il vela scuola eccetera. Prospettive? Adesso ci avviciniamo al Vela Day, adesso abbiamo da poco fatto la finale per i giochi sportivi studenteschi regionali, dall'inizio dell'anno molte regate di rive con oltre 1000 presenze in acqua in varie classi con tanti circoli coinvolti, quindi la vela giovanile si avvicina verso i mesi delle full immersion, i mesi in cui si fa tanta promozione e certamente anche la Rolex Capri Sailing Week è uno dei migliori spot pubblicitari per il nostro sport. Insomma, avete capito, noi stiamo facendo il massimo e anche di più, loro tutti lo fanno individualmente ma anche tutti insieme. Quindi concludiamo questa puntata tutta centrata sul futuro, grazie a Francesco Lo Schiavo, presidente della Campania, della Federazione Italiana Vela, grazie a Francesco Verri del Club Velico Crotone, grazie a Roberto Lacorte di Supernicca e della 151 Miglia e a Beppe Zauli dello Yacht Club Sanremo, di tutte le tue innumerevoli regate. Alla prossima puntata del Processo alla Regata.